Ciao Romana, ieri sera siamo stati a Viareggio come Afeva e come Voci della Memoria. Io c'ero anche, E questo è con solo bellissimo. col pensiero, ma c'ero. Mi hanno chiesto di te Nicoletta, mi ha chiesto di te Daniela. Senti, ti voglio fare una domanda. Da mamma a mamma, cosa ti senti dire a Daniela? Di aver tanto coraggio, ma di non, assolutamente di non mollare. Diglielo che non è solo il particolare per una figlia che è tra le cose più importanti, ma per tutti. Assolutamente dobbiamo continuare ad andare avanti. Ci sono troppi pericoli di gente che vuole rompersi un po' le gambe, ma noi non dobbiamo lasciarci rompere assolutamente da nessuno. Io vado avanti, stasera vado a Cavagnolo, l'altra sera sono stata a Sestri, Sesto San Giovanni, e sono contenta di avere la salute e di andare avanti. Un abbraccio non solo a Daniela, ma a tutti, 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 tutti coloro che hanno tanta voglia di avere giustizia, e l'avremo. Romana, non ti senti? A noi è stato detto di Voci della Memoria che siamo presenzialisti perché cerchiamo di essere al fianco col Certo. nostro simbolo di casale, di Voci della Sì. Memoria, al fianco delle vittime. Non ti senti un po' presenzialista? Un po'. Presenzialista? E cosa vuol dire presenzialista secondo te? Spiegami e poi ti rispondo. Cosa vuol dire presenzialista? Quando si rende troppo visibili, si partecipa Ah, no, troppo. guarda, io non mi sono mai assolutamente rifiutata di rispondere in tanti anni, mai. Però l'ho già pensato tante volte, un giorno o l'altro sentirò dire, ma che palle sta Romana, veramente. Però finché mi chiamano, non solo ci sono, ma voglio proprio veramente combattere. Se molliamo, perdiamo tutto. Mollare, il sindaco di Viareggio ha accettato. Bella porcheria anche questa. Sai già tutto. Eh Cosa ti senti di dire alla gente che purtroppo sarà magari un po' più debole adesso il processo, visto che il comune. sì, è vero, però che sia una buona lezione, speriamo che non lo votano più quel sindaco e neanche nessuno della sua parte, se non sa fare la parte dei cittadini che si aspettano giustizia, Ce la faranno ad assolutamente. avere giustizia ai cittadini di Viareggio? Se non mollano, Grazie mille, Romano. sì. Se non mollano davvero, sì, l'avranno.